Benvenuti al video in cui annuncerò ufficialmente il vincitore del contest. Prima che iniziate a cagarmi la minchia perché la mia mascherina è troppo bassa, è ovvio che la alzerò solo quando qualcuno si avvicinerà a me. Che cosa c***o è sto rumore? Sono a finale ligure e riesco a portare un po' di Malpensa anche qui. Ci sono stati centinaia e centinaia di partecipanti a questo contest e mi avete mandato letteralmente di tutto. La responsabilità non è roba mia. Sto impiantato su sto gesto come un albero di mele. Mi dimentico di tutto intorno a me. Se tu... Ci sono quelli che hanno partecipato seguendo le quattro regole in croce che io vi ho dato e ci sono quelli che, come al solito, non hanno capito una minchia. Contest, cominciamo bene. Non solo non ha mandato nessun link di YouTube, ma la sua mail è completamente senza testo. Ah, però aspetta, mi è arrivata un'altra mail, sempre dallo stesso mittente, che però ha un allegato. Numero 4, cosa fondamentale, vi scongiuro, non mandatemi file allegati. Caricate un video nascosto su YouTube dove c'è sia il video che la vostra traccia di voce pulita. Punto. Ottimo lavoro. Cominciamo. Yo, ora mi serve un testo, nella testa buio pesto, quando a questo testo penso, nella testa fumo denso. Chissà se Caparezza, quando scrive poi si apprezza, a me l'ha detto Arata, che il talento è una cazzata. E allora vedi getto e non temere di essere gretto, la base è da Supreme, ma chi è? A me sembra un meme. Io della vecchia scuola pensavo di dover fare rap, ma come in Guerre Stellari mi hanno fregato. E adesso più veloce corro via dalla mia croce, quando entro in questa stanza vedi che la folla avanza, le rive con un cicatto giro, tutto è perfetto, dopo guardo il butaforio, non è più sottile, quando esco dal locale c'è la fila, sulle scale scendo l'ultimo gradino. Ma in tasca clandestino e le orecchie manuccio per il testo, no problem. C'è Wiki. Che bomba! Questa è una delle entry sicuramente più tecniche, più veloci di tutte quelle che sono arrivate. Tra l'altro anche molto originale sia l'idea di animare il labiale con dei disegni, sia la questione dei cartelli è stata veramente molto divertente. Molto bravo. Tutti fanno musica per soldi, tutti fanno da Supreme, mentre io perdo un capitale dietro una passione tale, tipo disturbo mentale. Jim Carrey, number 23, 6451. L'ora è passata insonnia e parlo solo degli ultimi giorni. Noi boomer della musica di botto non abbiamo niente, a parte il colpo sulla spalla dato dalla gente. Quando racconti cosa provi, cosa pensi veramente, mentre questi non ti ascoltano neanche. E pesi le parole, fai quello che ci vuole, resusciti il tuo sogno, ma ogni giorno un po' di te muore. E aspetto con trepidazione questa dannata esplosione, pure fosse un asteroide, sono pronto all'estinzione. Ha una scrittura molto molto interessante. Oltretutto ha anche un timbro molto particolare, quindi unito poi alla faccia risulta sicuramente un personaggio. Magma, 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 magma. Noto un pattern un po' ridondante. Magma, magma, brutto aggressore, porco Tenzin. Ti prego andiamo a vivere a Dubai, avrete guai. E già zappato senza un scivrato. Voglio fare Gheddafi! Va bene utilizzare parole senza senso. Se questo era lo scopo, hai sicuramente vinto. Andiamo avanti. Stiloso. Ok. Ti prendo Xanax, la mamma che mi chiama, non so più che fare, brother, dico flexami. Flala da Supreme. Yeah. Sento il matte amato, posso riuscire a cannare, tipo alla ta, ma con calma. Drop. Wow. Droppami sta. Però senza i miei fake beat sembrano soltanto dei fantasmi. Broski, la tua tipa vuole followarmi. Please, sai che me ne fotto, preferisco la mia lady. Wow, ha avuto un'idea piuttosto semplice ma decisamente molto, molto efficace, con già solo con il filtro di Da Supreme e poi tutti gli effetti che ha voluto mettere in video. Come dicevo prima, in molti mi avete chiesto se avreste dovuto rappare utilizzando, diciamo, lo stile di Da Supreme. Ecco, non ho voluto dare nessuna indicazione perché voi poteste essere liberi di rappare un po' quello che cazzarola volete. Quindi sì, sei sicuramente quello che ha imitato meglio l'originale. Complimenti. Passiamo al prossimo. Una reaction. Da ore ormai guardo la TV, ora è tutto bianco, so follina sleep, sento solo stilamenti e frusci. Forse è meglio se provo a codificare a sci, prendendo lì sopra sto beat, forse dovremmo staccare da sta routine. Versami un drink, famo cin cin, che nella trap da oggi c'è un nuovo king. Parole nuove non so vera figlio, occhio però se no poi sembri pingo. Termini nuovi che sembrano un bijou, ma resto una regra in il buon. Tramo dell'abile Play-Doh, una nuova droga proprio io no. Solo ascolto buon nocere che io sopra sto ring, copi di banjo. E se la cosa sembra senza senso, ricorda che ha considerato genio.
chi facis? Ok, anche questa è una entry molto molto giovane. Perdonami, probabilmente me l'hai scritto, ma non mi ricordo lontanamente quanti anni tu abbia. Tra l'altro ha utilizzato alcune parole che mai mi sarei aspettato da una ragazza, peraltro così giovane. Tipo, forse è meglio se provo a codificare asci. Sì, ragazzi, è anche ricercata questa cosa. Brava, molto brava. Approved. Adesso c'è Ezra Terzo. Che nome regale. Vabbè, andiamo avanti. Pagina su pagina, mi sembra Gerico. Fragile su fragile, mischia l'arsenico. Fossimo un'immagine, saremmo il gelito. Ma dopo non lo siamo ancora, tipo caro senior. Cani sulle fani se ne senti, oh. Lungo per la strada, ma di casa serio, non voglio morire con un colpo stereo, tempi delle teste Grand Canyon. Bro, non sto più indietro, non più, noi rockiamo sì come Muse, voi come Looney Tunes, Allora, mai come nessun'altra entry, i sottotitoli avevano senso. Però, in sua difesa, devo dire che molto spesso la rappata di Da Supreme è realmente incomprensibile e avreste veramente bisogno del 777 per riuscire a comprenderlo. Quanto sono boomer, quanti di voi sapranno cos'è il 777? Vabbè. Come dicevo, in realtà è stato molto molto sul pezzo, perché ha deciso appunto di rappare proprio nel suo stile e comunque gli è uscita molto bene. Ti faccio il culo in PvP, nonostante il mio PC da gaming marcio. Con una 1030 passiva e un i3-7100. Potrei pure vantarti della tua build, ma rimani sempre scarso. Pure se fai 200 FPS, il narcisismo è il tuo difetto. Ok, questa è la entry più strana che mi sia arrivata. Questo ha rappato sulla propria build del PC. Ok. Esattamente come potevo aspettarmi, nel momento in cui tiri fuori una videocamera, qualcuno ci si mette intorno, come se fosse tipo un incidente stradale. Quindi devo trovare un'altra location. Proseguiamo con il Poggio, non lo so, andiamo avanti. Ehi, io sto giù con Mark, mi mangio questi rapper a colazione, ci facciamo un milione di views come Luis Sal, croccanti come cornflakes, arroganti col vocoder alla Daft Punk. Anyway, ho la session che ti abbaglia, che ti manda al manicomio, basaglia, ho il podcast che spacca e se mi piccio divento la rapper donna più forte della scena e vi compro. Boomer peggio di Mogol, perché scrivo ancora penna senza iPhone, right? Tip tap, lui e Mark, c'ha le frasi del tipo. Ci vediamo su TikTok e Twitch. Molto creativo, molto molto carina questa entry, bravo. Ti rubo lampade, no! Mentre esco di casa. Bitti ma, volete sabotarmi, ya, porco testing. Vuoi recare mani, fammi di riserva bar. C'è Lona, shish, e l'olifante palma a piedi sterili. Quando gli un pallo in fanno i fessi, vu. Nonno, volevo un telaio American blue bla che ha bevuto nel luogo proibito. Abbiate guai insieme al cane polpo Empire. Mickey, esco invernizzato da un vulcano. Vo' a giocare a risico e dico ancora shish. Ragazzi, la quantità di tredicenni che ha partecipato a questo contest è impressionante. E proprio perché mi immaginavo che ci sarebbero stati parecchi, non solo minorenni, ma addirittura minori, mi sono informato con YouTube e ho scoperto che in realtà non è vietato di per sé mostrare minori in video. L'importante è che ovviamente si tuteli la loro immagine, quindi non andrebbe bene per dire se io li dovessi insultare. Ma tanto chi lo deve fare? Tutti quanti si sono dimostrati molto molto bravi. E Leonardo Parisi ha anche fatto quello step in più. Ha anche fatto il disegno animato, che è una roba veramente pallosa da animare. Bravo. Ora mi diverto, sparo due parole soffocando mezza pausa. Un thriller no, è una fase scrausa. Troppo senso, serve un vivo che deraglia come una mitraglia, un asilo che raglia, ia, 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 ia. Che dire, per parlare, comincio a salivare. Ho la forza di tre cani, sudano le mani, faccio versi strani, sono un po' spartani. Pure se ci sto a pensare a questa velocità, tu adesso potresti capire. Se per caso stai ancora a sentire, so che cosa dire. Abbi solamente la pazienza di traslare il mio parlare. Se Vaderco o Gluisco non mi pari gatto, me ne fischio di sto lonfo che raffia come un gatto. Se ci pensi in questo modo è solo una dinamica cacacacacà della poesia metà semantica. Sicuramente molto veloce ed ecco qua colgo la palla al balzo. Esattamente come capita che ci siano dei chitarristi o anche dei batteristi che devono fare un milione di note tutte in sedicesimi, a volte sedicesimi terzinati, anche nei brani dove teoricamente non ne avresti bisogno, diciamo che la cosa vale anche per quanto riguarda il rap. Ovviamente questo non è un contest su chi è il più bravo, è un contest su quello che è più adatto a stare sul mio brano.
Con mio Balenciaga una Glock 9 nel cassetto. Sto con la famiglia, quindi portami rispetto. Voglio tanti soldi da portarli col muletto. Se passa la mia baby vanno gli occhi sul culetto. Voglio Balenciaga e una banca nell'armadio. Voglio una Glock 9 per sparare a questi infami. Baby non ho amore, quindi non so cosa darti. Sono troppo stronzo, quindi non affezionarti. Baby sono lì, verso quella viola party. Lei viene da me, lascia solo il time ai tacchi. Facciamo le 6, la rimando a casa in taxi. Abbiamo fatto un patto, però non rispetti i patti. Ho mascherato la faccia perché non voglio che gli arrivi una shitstorm. Ma quando vedo quindicenni che trappano su quanti soldi devono avere o che vogliano, che sparano, ma che soprattutto prende la donna e, siccome non può dare amore, la lascia in tanga e in tacchi e la rispedisce a casa in taxi, non posso fare altro che riempirmi di tristezza nel profondo. Lo so che queste sono tematiche tipiche dei trapper, ma visto che questo non è il classico contest per trapper, il mio insindacabile giudizio verte su principi completamente distanti da questa roba. Non ce l'ho con te. Sai stare sul beat, sai scrivere, hai un buon flow. Non diventare come gli altri solo perché adesso va di moda mercificare la donna e ormai ci si passa sopra. E che sia chiaro, ho preso questo qui come riferimento, ma me ne sono arrivati diversi di questo tipo. Ce n'erano anche di più giovani, tredicenni, che trappavano cose del tipo: passo a prendere la mia bici nella mia supercar ed un tratto nella serata si ritrova i graffi sulla schiena. A 13 anni! Impiegate il vostro talento in maniera migliore. E mentre le mie ascelle stanno andando all'equatore, sono reso conto che sono già passate 2 ore e mezza da quando ho iniziato questo video. È un po' complicato, ma sono fomentato. Faccio vocalizzi a random come da Supreme. Vedi, non a caso sto pezzo ci somiglia un sacco. No scherzo, non ci somiglia un cazzo. Frate fumo shish, ma se dico ya agonizzo. Mi sentirei giovane quanto padre Maurizio. Oh, ok, come quei programmi d'auspizio che invitano rapper, fanno le stesse scenette dai tempi del fascismo. Ma siamo cresciuti a The Sims e Clash. Che tu riesca ad imitarli è improbabile. E non volevo essere io a dirti che mamma e papà E quanto è bello che la musica si evolva. Ai miei tempi c'era Povia e ci piacevano ancora le femmine. Il giorno in cui i vecchi apprezzeranno la musica nuova, lì vorrà dire che sarà giunta al termine. Che bomba, che bomba. Il tuo stile è molto particolare, la scrittura è molto buona, è stato molto divertente. Bravo, poi tra l'altro l'insert della Dingo Pictures è un qualcosa di spettacolare, grandioso. Buongiorno, buongiorno, ti chiedo, già scudo. Nel mio mondo questa è una scuola di ganza per la frugalità. Voglio un fast food ripo di cibo così si gelano le vene nel mio sangue fetido. Luger, Luger giurato. Torri del 2000 di qualche anno fa. Il nudo lì Merlino sembra ancora ok. Gli occhietti hanno brigliato e non è ancora day. La vuotobografia, gente 06. La vicinanza a lei va adesso io dirà. Grazie della carezza, once upon a time, ma ti sento con la coda dell'occhio. Massimo rispetto per le opinioni di nessuno. Ragazzi, abbiamo chiarippato utilizzando solo parole di Luca Giurato. Non posso che farti i miei più sentiti complimenti. Applausi. Ah, classe 90 come i BPM. Troppo boomer per la sonda della tua gang. Che chiamavo posse prima del feat su Shishland. Sai che c'è? Potrebbe essere un epic fail del cazzo. Capire l'anio lingua del 2001 per me odissea nello spazio. Vorrei saper trappare perché c'è poco da fare. Non ci scopi con la sola infernale di Richard Benson. Però me la sweggo nel castello e fumo uno spliff con Peach. Mentre Mario Bowser è già friend zonato con Luigi. Faccio il G, ti spara flash MIP. Si cazzi che lavori a Brescia. Se c'ho record italiana spesi in Vader. Mentre volo con l'ombrello alla casa di riposo. Troppo un fit super cali fragilistiche spiralidoso. Ragazzi, ci sono stati una marea di riferimenti nerd qua. Ci sono stati i Simpson con Sherry Bobbins, credo si chiamasse in italiano. Men in Black, 2001 di Siano lo spazio. Super Mario 64. Momenti altissimi. Ti flaminzo e ti trafiggo con la lancia dell'ignoranza. Ricorda, fra, se ti avvicini a me ti sbriciolo le bones. Beh, che dire, sei peggio di un istituto. 12 anni? Alle fine dicevi di spacco, no. L'acqua, ma fra, io rispondo che c'è la rossa già. Il mondo è pieno di intelligence, ma tu sei un'eccezione. Beh, passiamo, terra long, intorno al sun. Non intorno a te, che sei un burlan. Tanto tempo è ormai passato, ma dopo tutto tu non sei cambiato. Boom, ragazzi, 12 e 9 anni. 9 anni, risulta quindi essere sicuramente la più piccola di tutto il contest. Siete adorabili, brave. 1986, io del 96, tra un po' all'età dei miei, siamo dei boomer. VHS in play, io ci ritornerei, ora dicono gang, siamo dei boomer. Di Supremo conoscevo quello di Dragon Ball, ora mi han detto che fa beat, io non li ascolto da un po'.
Siamo rimasti indietro come Nokia contro gli iPhone. Il vino è buono quando invecchia, ma preferiscono lean. Netflix ai film, tanto meglio così. Spariremo in un click, yeah. Faccio bla quando mi alzo dal divano, quindi bla bla bla, non ti sento, dovrei mettere amplifon. Mamma mia, ma questo è formidabile. Metriche semplici, ma secondo me è giusto così. Era super melodico e tra l'altro era molto sul pezzo, perché comunque nel mio video avevo parlato dell'essere boomer, di quanto potesse essere difficile avvicinarsi a questo mondo, a noi che siamo dei boomer. Vabbè, te sei pure del 96, quindi non conti neanche. Una bomba. Mi sembra di conoscerlo. Se non lo sai, amore mio, o te l'uomo d'affari sono io. Allaccia le scarpe così, e scarpa allaccia, cia, 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 ciao. Tapioca terapia. Ma questo è Mr. Massi 81! Super cazzo la prematura. E nel dirlo ho sputato. Dalla bocca larga fa, prepara walk, e fan click, e poi tweet. E la c***a destra va, fan c***a questa cosa qua. Iscriviti al canale adesso tu. E se invece non ti iscrivi, vaffanculo. Per chi non conoscesse Mr. Massi, intanto è uno youtuber e intanto andate subito a iscrivervi al suo canale. Andate a vedervi subito i riassunti in 4 minuti di tutte le puntate di Adrian. Sono più esilaranti di Adrian stesso. 10 anni. Bella pro, come sto? Ramadan, ballo reggaeton, bla bla bla. Non lo so, alla fine non ci cascherò. Sciopo tutto come fossi in una Brexit. Non mi importa se raggiungo i tuoi consensi. Copyright, c'è wifi. Soldi in cielo non volano mai. I miei amici vedo solo in live. Poi al massimo ci stiamo in five. Tagada, non ci sta. Alla fine sono solo un flash. Kush, kush. Che bomba ragazzi, tra l'altro guardate, mi ha pure realizzato un disegno fatto apposta, fantastico. Ragazzi, io rimango sbigottito quando vedo ste cose, cioè 10 anni. E poi complimenti, perché ho visto che non hai mascherato neanche lontanamente la R moscia. E di questo secondo me dovresti solo che vantarti. Ci sarà sicuramente gente che ti assillerà continuamente nel corso della vita: ah, la R moscia. Beh, ti posso dire una cosa, per divertare degli artisti è fondamentale essere originali, essere se stessi. Perché se provi ad emulare qualcun altro sarai sempre comunque il numero due. Ecco, quindi unito ovviamente ad una buona scrittura, anche la R moscia potrebbe essere quello che ti distingue dagli altri. Continua così. DBMC fra. Spingo baritoni all'assurdo, un genio come Eugenio Montale. Spicco tra sti nome e riassunto e prendo ciò che riesco a portare. Recco mix o faccio video in casa tutto quanto soli, noi siamo self made. Resto a tiro spargomini in piazza, voglio triggerare Mark, non la chiudo. Best way fra, per essere stare, non esitare o cercare vendetta. Le Keita Mune A, da buon genovese la prendo da terra. Tu che ti approccia alla musica vera, che resti ad una telecronaca seria. Spazio di stile più non serratezza, come in una coppia mischietta e brunetta. Ma è mattino, sono zero, in after che scrivo, produttivo. Sta quarantena, mi ha svegliato, passa una sera dopo l'altra. Starter vampiro, anche abusivo, ma la differenza è che sono un amico d'argento e tu al massimo sembri d'argento da amico. Fanculo. Minchia. Genovese come me, quindi bella lì. Che si può dire, cavolo, è stato veramente molto bravo. Intanto il flow era super articolato e la scrittura era divertentissima. Ma poi una cosa che ho notato che moltissimi altri invece non hanno: la fluidità. Per quanto tu rappassi super veloce, ogni volta, ogni sillaba si comprendeva perfettamente. Non sempre è necessario andare a 100.000 all'ora. Anzi, probabilmente è molto meglio andare un pochino più lenti, perché si rischia di non capire una fava. E non è sicuramente il tuo caso. Hai veramente spaccato. La 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 la. Ehi, hai spaneusciato il cane. Come un gelato fa, gusto fa gola. Esplosione cerebrale, shish. No vabbè, ma è così che si fa, fa. Segui il flow, fa. Bella fi flow. Funky taro, bella lì. Bella ciao, oh mio Dio. Catafratto. Ho preso il muro, fratelli. Ragazzi, abbiamo il Domenico Bini del rap. Fantastico, fantastico. Sarei potuto andare avanti ancora tre quarti d'ora. Ne avevo selezionati più del doppio di quelli che poi alla fine ho filmato, ma mi sono reso conto che già così questo video sarà sicuramente il più lungo di tutto il canale. Quindi adesso arriviamo al verdetto. Queste riprese della gente che se ne va lasciando la videocamera qui sono completamente insulse, perché è chiaro che poi dovrei tornare indietro per interrompere la ripresa, prendere la videocamera e poi andarmene. Quindi che cazzo le faccio a fare? Oh, e siamo finalmente pronti per annunciare il vincitore di questo cazzarola di contest. Abbiamo visto dei partecipanti bravissimi, abbiamo visto dei partecipanti giovanissimi, abbiamo gente che non ha capito una minchia, nemmeno di come mandare i file. Più che mai ci tengo a ribadire un'altra volta che il vincitore del contest non è quello più bravo, è quello più adatto, ovvero quello che si sposa meglio con quello che è il brano. Vediamo il vincitore.
Tokyo. Sicuramente abbiamo visto dei partecipanti molto più virtuosi, ma ragazzi, il virtuosismo non è sempre una cosa necessaria, anzi, tante volte non solo è superflua, ma è controproducente. Un po' come inserire un assolo alla Joe Satriani su un brano dei Pink Floyd. Ma per essere ancora più chiaro, vi racconto questo bell'aneddoto da boomer. Era il 1996 o il 1997, gli Scapè avevano perso il loro secondo chitarrista, quello solista, e hanno fatto delle audizioni per cercare appunto un sostituto. Ebbene, alla fine è stato scelto Josemi. A detta di Pul Pul, Josemi era in assoluto il meno tecnico di tutti i partecipanti. Quindi io mi posso già immaginare che moltissimi abbiano improvvisato sui brani che gli Scapè avevano all'epoca e ci abbiano sparato su magari degli assoli super complessi. Josemi alla fine è stato scelto non per il virtuosismo, ma perché le sue peculiarità stavano altrove. E analogamente la traccia di Tokyo è risultata essere perfettamente compatibile con quello che è il sound del brano, sia da un punto di vista armonico che da un punto di vista stilistico del testo. Quindi grazie a tutti per aver partecipato. Finalmente lunedì prossimo uscirà il brano completo, uscirà su Spotify, uscirà il video qui su YouTube e appunto vanterà la partecipazione di Tokyo. È stato un piacere ascoltarvi e spero che valga lo stesso anche per voi. Grandi, eh?